questo per dirvi la grandezza, l'immensità di questo continente, che noi non possiamo così dire in qualche maniera. Come si mangia in Africa? La tipica domanda, no? Molto intelligente, no? In Africa si mangia, intanto si mangia, e questo è già tanto, no? E poi ogni paese ha la sua cultura. Io vedo che tra qui e non so, la Germania, che non è così lontana, ci sono culture, modi di parlare, modi di mangiare diversi, no? Immaginatevi in un'Africa così vasta, così immensa, così grande. Ecco, non si può liquidare e parlare dell'Africa come fosse un piccolo villaggetto. L'Africa è immensa. E i vescovi, durante questo sinodo, hanno dato l'opportunità di raccontare veramente cosa c'è in Africa. Quindi abbiamo visto le luci, tutti quei valori di cui vi ho parlato, questi valori che sono veramente grandi, che fanno grande il continente, e le ombre che sono portate dalla guerra, dalla povertà, perché la guerra poi crea povertà, la povertà crea disagi nelle famiglie e tante situazioni che obbligano tanti giovani che hanno dei sogni, no? Quale giovane non ha un sogno, non pensa a che cosa potrà fare domani, no? E anche i giovani africani hanno voglia di fare qualche cosa, ma come si può pensare di sognare a fare qualcosa quando la situazione nella quale si trovano non dà questa opportunità? Per quello che tante volte noi sentiamo e vediamo che tanti giovani lasciano la loro terra per poter trovare un posto dove poter lavorare, dove poter vivere, dove poter sognare un futuro. Allora, anche io sono sicura, no, che nelle vostre scuole, con i vostri animatori, parlerete anche della più che problema, a me piacerebbe invece parlare della questione immigrazione. L'immigrazione sappiamo che è un fenomeno che da quando l'uomo esiste c'è stata l'immigrazione, perché l'uomo, la persona umana, è per la sopravvivenza della specie, quando vede che dove vive è minacciata, cerca posto dove poter vivere, poter lavorare e poter sognare un futuro diverso. Allora, durante il sinodo hanno toccato i vescovi tutte le problematiche importantissime. Queste problematiche sono state toccate dai vescovi, sono state poi presentate al Papa e hanno detto: Santo Padre, quando lei scriverà il suo messaggio all'Africa, alle chiese d'Africa, lei deve ricordarsi di alcuni punti importanti che sono fondamentali per noi. Mi sono dimenticata una cosa molto importante. Qual era il titolo di questa riunione, di questo sinodo? Avete sentito parlare che c'è stato questo sinodo? Vi ricordate almeno un titolo? Il titolo? No? No. Con tante cose ve lo siete dimenticati, e non naturale, no? Perché sono troppe siete bombardati da informazioni e a volte qualcosa ce la dimentichiamo, no? Allora il titolo era: la Chiesa d'Africa al servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace. I vescovi si sono chiesti: noi come Chiesa, in una situazione qual è? Che io ho spiegato, no? In poche parole, la situazione che esiste in Africa, si sono chiesti: noi come Chiesa, e anche la Chiesa italiana dovrebbe chiedersi, no? Noi come Chiesa siamo veramente al servizio della riconciliazione? Sappiamo che ci sono tante guerre, tante violenze, tante situazioni di disagio,
Allora i vescovi si sono chiesti, noi come Chiesa siamo davvero al servizio della riconciliazione? Siamo davvero al servizio della giustizia? E quando parliamo, sentiamo parlare d'Africa, la prima cosa che ci viene in mente è povertà. Niente di più sbagliato. L'Africa è uno dei continenti più ricchi del mondo. Oltre ad avere foreste, mari, fiumi e quant'altro, ha un sottosuolo straricco. Chi di voi non ha un telefonino in tasca? Scherza. Tutti noi abbiamo il nostro telefonino e noi sappiamo che per fare un telefonino c'è bisogno di un minerale che si trova solo in Africa, almeno l'80% di quel materiale è in Africa. Quindi dall'Africa viene estratto questo materiale, viene lavorato e in Occidente possiamo tranquillamente utilizzare un telefonino di cui oggi sembra che nessuno può fare a meno. Metti caso che un giorno l'Africa decida, dice no, stop, le materie prime da qui non si muovono più e l'Occidente dovrà incominciare a pensare a reinventarsi un nuovo modo di vivere. Questo perché ve lo dico? Per dirvi che tante volte quando noi pensiamo all'Africa come il paese, come un continente povero, invece è uno dei più ricchi, che però per ingiustizia, perché ci sono dei governi, non diamo la colpa solo all'Occidente, all'interno dell'Africa stessa ci sono dei governi, dei politici, delle persone che pensano solo al loro interesse, inventano guerre fratricide e strozzano in questa maniera popoli interi. Vendono, noi abbiamo saputo da poco che il Congo ha dato in concessione a uno dei colossi adesso che sta ormai invadendo, perché ormai l'Africa ne ha visti passare di popoli che vanno a scorazzare e a derubare un po' le sue terre, adesso c'è il gigante cinese che sta andando a sfruttare quel poco che è rimasto, no? E il Congo ha dato 30 anni la possibilità alla Cina di poter sottrarre dalle sue materie prime tutto l'oro, tutto il petrolio, tutto quello che vuole in cambio di non so che cosa. E questo chi sono che fanno queste cose? I politici, i governi, che pensano ad arricchirsi personalmente lasciando nella miseria intere popolazioni, interi paesi. Allora i vescovi si sono chiesti, di fronte a questo sfacelo, di fronte a queste ingiustizie, noi Chiesa cosa facciamo? Rimaniamo zitti in silenzio e vediamo che i nostri popoli vengono schiacciati, derubati, uccisi? Cosa facciamo di fronte a questo? Si sono interrogati e poi si sono chiesti cosa facciamo perché veramente ci sia pace? Pace, giustizia, riconciliazione. Riconciliazione, giustizia e pace. Si sono detti allora i vescovi, noi dobbiamo dire alle nostre chiese sorelle dell'Occidente che dicano ai loro governi di smettere di venderci armi. Sono stati molto forti, sono stati molto coraggiosi, hanno detto chiaramente un cristiano che ruba, un cristiano che uccide, un cristiano che si arricchisce solamente per se stesso, non è degno di portare questo nome. I politici che sono a livello nazionale, che dovrebbero pensare di aiutare la gente a sollevarsi, si arricchiscono per conto loro, noi come Chiesa dobbiamo dire che questa gente non è degna di occupare il posto che tengono.